Il Paris Saint-Germain ha presentato oggi pomeriggio Marco Verratti, poco dopo è toccato a Zlatan Ibrahimovic, ufficiali dunque i due ingaggi da parte della società francese, ma il Pescara ha già trovato il sostituto, ne parlavamo da giorni, fuori budget, si tratta del colombiano 18enne, compirà 19enne, scusate, compirà 20 anni il prossimo 19 gennaio. Si tratta di Juan Fernando Quintero, acquistato, ormai è ufficiale. Tra 4-5 giorni arriverà in Italia. Il mercato del Pescara comincia ad infiammarsi. Parleremo di tantissime trattative nel corso di questa puntata e lo faremo con Orlando D'Angelo, collega del Messaggero. Buonasera e benvenuto a Fuori Budget, Buonasera a Orlando. voi e complimenti per questa bella iniziativa. Grazie, grazie Orlando. Allora parliamo subito di Quintero, giusto due parole perché poi ci colleghiamo con Alessandro Grandesso che è il corrispondente della Gazzetta dello Sport da Parigi per farci raccontare qualcosa, quello che è successo nel pomeriggio durante la presentazione del talento Marco Verratti. Sì, beh, intanto Quintero è la riserva, l'erede naturale di Marco Verratti nei progetti tecnici e nel disegno di Daniele Dell'Icarri. Sicuramente non possiamo adesso giudicare il giocatore, prima di tutto perché ha giocato dall'altra parte dell'oceano fino a poche ore fa e quindi non abbiamo esperienza diretta nel calcio europeo e non possiamo basarci magari sui video che circolano in rete. Sicuramente, stando alla grande capacità di Daniele Dell'Icarri di scovare talenti, di scovare buoni giocatori che possono poi anche diventare dei talenti, come è già successo in questi anni, sicuramente c'è da essere fiduciosi, considerando che si tratta di un nome che il Pescara sta seguendo da molto tempo, in quanto Dell'Icarri questo nome lo aveva già preciso in testa fin da quando Verratti era destinato alla Juventus. E poi perché comunque su Quintero nelle ultime ore si era scatenata una sorta di mini asta e quindi per il Pescara non è stato neanche un affare semplice. Ecco qui, ce l'abbiamo. Buonasera e benvenuto nuovamente a Fuori Budget Calciomercato. Un saluto ad Alessandro Grandesso, corrispondente da Parigi della Gazzetta dello Sport. Buonasera Alessandro. Sì, buonasera. Buonasera, con me c'è Orlando D'Angelo, giornalista del Messaggero, collaboratore con la Gazzetta dello Sport. Allora, Alessandro. Ciao Alessandro. Sì, che intanto ti sta salutando. Alessandro, raccontaci un po' questa giornata molto molto intensa, credo, a Parigi, perché c'è stata prima la presentazione di Verratti e poi quella di Zlatan Ibrahimovic. Sì, è la presentazione ufficiale di Verratti, che ieri aveva ottenuto le routine e poi firmato il contratto. La presentazione è iniziata alle 15, ovviamente sarà molto fermento, moltissimi giornalisti, perché se poi venisse recuperato ci sarebbe stato anche Ibrahimovic. Però ci sono state anche molte domande, c'è molta curiosità su questo giovane giocatore che comunque ha costato 12 milioni di euro e su cui si fa, dice, molto bene. Il nuovo Pirlo è arrivato anche qui, Verratti ha avuto l'abilità di assumere un po', di sostenere il confronto dicendo anzi è un onore, spero di arrivare ai suoi livelli visto che qui ci sono tutte le cose, tutti i mezzi per poterci arrivare. Imminente poi la partenza per la tournée, se non sbaglio, Alessandro, ma ti è sembrato emozionato, Verratti? Forse sì all'inizio perché c'erano veramente molti giornalisti, almeno una trentina di telecamere, forse magari non è abituato a tanto, però sinceramente ho visto un ragazzo anche con la testa sulle spalle, molto sereno e per certi versi anche nel contenuto delle sue risposte, al di là dell'emozione, penso che Verratti sta benissimo perché ha scelto il Paris Saint-Germain e soprattutto dove vuole arrivare. Prima di lasciarti le domande di Orlando D'Angelo, Alessandro, giusto una curiosità perché la stampa francese, insomma, ha colto forse con un po' di scetticismo Verratti ieri sulle colonne del noto quotidiano sportivo francese L'Équipe, il titolo recitava più o meno così: ma chi è Marco Verratti? Ma chi è questo Marco Verratti? Ma chi sei tu Marco Ma chi Verratti? sei Sì, in tu realtà il Marco titolo è un Verratti? po' duro, in realtà si fa leggere poi nell'articolo, c'è proprio una spiegazione anche abbastanza approfondita del percorso di Verratti, con diciamo, un tono di curiosità e di interesse verso questo giocatore. Non era un attacco al giocatore, al fatto che è un 19enne, che magari anche in Francia sono 19enne interessanti. Tutto sommato penso che per ora c'è ancora questa curiosità che secondo me sarà
continuerà fin quando non si vedrà in campo, e lo stesso Verratti ha detto poi: una volta che sarò in campo sarà a voi e avrete un'opinione su di me. Anche se oggi il vostro collega Nicola Binda ha risposto sulle colonne della Gazzetta dello Sport in modo graffiante, ma anche molto elegante come è solito fare. Prego Orlando. Ciao Alessandro, piacere di risentirti. Ciao, come stai? Ciao. Volevo chiederti se si è già intuito dai primi allenamenti e da questo primo periodo di preparazione del Paris Saint-Germain come Ancelotti intende giocare quest'anno, cioè con quale sistema di gioco, e poi come secondo voi, colleghi che siete lì a Parigi, Verratti potrebbe essere impiegato e con quali probabilità, considerando i suoi rivali nel ruolo? Ma l'idea è un po' confusa, perché in realtà hanno fatto questo ritiro in auto soprattutto per questioni di preparazione fisica, ci sono state un paio di partite, però sono state partite estive in cui si mettono molto le carte e si gioca anche in funzione della stanchezza o meno dei giocatori. Io penso che quest'anno Ancelotti avrà una grande scelta che è centrocampo, che è in attacco, potrà variare nei vari modi, come il D'Antoni ha già fatto nei suoi primi 6 mesi al Paris Saint-Germain, magari cercando di ridurre i vari cambiamenti, perché nei primi 6 mesi ha sperimentato veramente molto con giocatori che non conosceva, oggi ormai è una rosa che conosce molto bene, con dei giocatori di altissima qualità. E il ruolo di Verratti è ovviamente quello del nuovo Pirlo, penso sia principale, insomma, è proprio Ancelotti che aveva spostato il Pirlo davanti alla difesa, quindi diciamo la scelta di Verratti di venire a Parigi a casa di Ancelotti, che è stato quello che effettivamente ha lanciato il Pirlo, insomma, mi sembra abbastanza giusta. Quando partiranno, Alessandro? Partono domani. Ah, partono domani. Grazie Alessandro, va bene così, sempre prezioso il tuo contributo, a presto e buon lavoro. Grazie, a presto. Buona serata, arrivederci. Ciao. Salutiamo anche Marco Verratti. Orlando, ora si volta pagina perché il Pescara insomma ha già agito, l'abbiamo detto in apertura, arriva Quintero, bruciata anche la concorrenza di Inter e Siena che volevano prenderlo insieme, si era sparsa questa voce preoccupante ieri sera, poi il Pescara per fortuna il Pescara ha fatto valere, come già successo con Bjarnason e forse sta anche per succedere con altri giocatori promettenti ed importanti, il Pescara ha fatto valere il suo gioco d'anticipo, il suo reale interesse tecnico sul giocatore piuttosto che l'interesse di mercato, perché l'Inter è arrivata probabilmente con il Siena quando si sono accorti anche dell'interesse del Napoli, perché c'era anche il Napoli all'inizio per fare eventualmente l'operazione insieme al Pescara, e hanno capito che probabilmente si tratta davvero di un possibile grande talento in erba, di un ragazzo che potrebbe davvero imporsi nel calcio italiano. Tra l'altro, ecco, vediamo, queste sono le immagini, anche dotato di un ottimo piede, di anche qualità sui calci piazzati e probabilmente anche doti per giocare trequartista, quindi sì. Quintero è l'erede naturale di Verratti, ma forse fino a un certo punto, perché potrebbe essere l'elemento che consentirà a Stroppa anche di variare il suo disegno tattico. Sì, qui Quintero sta rilasciando le dichiarazioni, ma su YouTube girava anche un video oggi pomeriggio nel quale Quintero parlava già del suo passaggio al Pescara. La Serie A, ha detto, insomma, abbastanza soddisfatto, non so se poi potremo mandarlo in onda. Orlando, quali sono i termini di questa trattativa? Perché si parla di 2 milioni e mezzo di euro, insomma, cerchiamo di spiegare ai nostri... 2 milioni e mezzo di euro, però ci sono anche dei bonus, il Pescara alla fine della stagione potrebbe pagare all'incirca poco più di 3 milioni il giocatore che firmerà un contratto di 5 anni, quindi praticamente raccoglie in tutto e per tutto l'eredità anche a livello di progettualità di Marco Verratti, 5 anni a partire da 200.000 euro e finirà leggermente sopra i 300. Un'operazione dal punto di vista economico che potrebbe essere importantissima se Quintero sul campo risponderà positivamente.
E diciamo subito che Quintero non dovrebbe arrivare prima di 3-4 giorni perché ha il problema del visto, insomma deve presentare, sì, deve risolvere insomma, un po' di problemi, deve preparare la documentazione per il trasferimento in Italia, quindi probabilmente insomma, intorno a lunedì dovremo vederlo a Pescara, lui che ha assistito, almeno per quanto riguarda l'Italia, il suo rappresentante d'Italia è Riccardo Calleri, noto procuratore, figlio di Gianmarco, ex presidente di Torino e Lazio, sì, dovrebbero essere, sì, questi i termini. Sì, sì, noi dovremmo vederlo all'inizio della settimana prossima, probabilmente per la prossima, per la seconda amichevole stagionale in programma a Rivisondoli dovremmo vederlo comunque al lavoro con i compagni, anche se non in campo. Sicuramente questa operazione per il Pescara sarà un'operazione importante anche dal punto di vista dell'interesse degli altri club della Serie A, degli operatori dei media e anche degli operatori di mercato, perché questo giocatore aveva, come abbiamo detto, grandi corteggiatori e probabilmente ha i mezzi per diventare una delle nuove stelle della Serie A. Questo dipenderà molto anche dalla squadra e dipenderà molto anche da come Stroppa lo impiegherà in campo. Comunque stiamo parlando di un investimento che potrebbe rivelarsi veramente importante. Perfetto, andiamo avanti perché l'ho detto in apertura, il mercato del Pescara si sta infiammando. Sì. Partiamo da Foggia, Floccari, Carrisa, insomma quello che riguarda la Lazio, perché tra poco ci collegheremo anche con il collega di Tutto Sport che si chiama Simone Di Stefano, che ci darà qualche aggiornamento, perché sembra comunque esserci l'accordo con Pasquale Foggia. Sì, io ho parlato ormai già da 2 settimane con Pasquale Foggia direttamente e mi ha stupito molto la sua serenità e la sua umiltà nel parlare di Pescara come una grande piazza che lo aveva davvero impressionato nella scorsa stagione. Ho capito e lui mi ha garantito che verrebbe a Pescara con un grandissimo entusiasmo e per questo ho anche capito che trovare un accordo con il giocatore probabilmente non sarà stato e non sarà impossibile o molto difficile da parte della società. Il problema di Foggia è che Foggia andrà in scadenza a giugno 2013, che è un giocatore che vuole garanzie per il suo futuro professionale, anche personale, quindi vuole sapere cosa farà nei prossimi anni e non solo nei prossimi 12 mesi. È un giocatore che guadagna quasi 900.000 euro a stagione, quindi ha un ingaggio fuori dalla portata del Pescara. Per vedere Pasquale Foggia a Pescara c'è bisogno della collaborazione del presidente Lotito, così come per gli altri giocatori della Lazio. Perfetto, quindi allora sentiamo cosa ci dice il collega di Tutto Volentieri. Sport. Buonasera Simone Di Stefano, ciao Simone. Buonasera a tutti. E grazie per essere qui con noi a Fuori Budget. La Lazio è chiaramente in ritiro, il Pescara sta corteggiando ormai da settimane alcuni elementi che sono a disposizione, magari non tutti, di Petkovic, perché qualcuno non è in ritiro. Qual è la situazione soprattutto su riguardo Pasquale Foggia? La situazione al momento è un po' ferma, nel senso che il giocatore sicuramente è sul mercato, visto che non è neanche partito per il ritiro. Sì. Ci aspetta una mossa di chi lo vuole, ecco, nel senso che Lotito è con le orecchie belle aperte e aspetta di valutare le offerte che arrivino dal, non solo al Pescara in questo caso, però diciamo che ci sarà un'offerta molto, una trattativa che è molto lunga, nel senso che penso sia agosto il momento giusto, ecco. Ora non so se Sebastiani abbia già parlato con Lotito di questo o contare. Al momento diciamo che ci sono priorità diverse per la Lazio, che sono il rinnovo di contratto di Diakité e soprattutto il discorso di contratto per Zárate nel caso in cui decidessero le due parti di spalmare il contratto, visto che guadagno piuttosto tanto. La valutazione del giocatore non è alta, come sentivo appena mi avete messo in collegamento il discorso dell'ingaggio, più che altro siamo sugli 800-900.000 euro, ecco. Per quanto riguarda la valutazione non dovremmo arrivare oltre il milione. Diciamo, partiamo da un presupposto che Foggia è un giocatore che preme per giocare e alla Lazio
il messaggio di Petkovic è chiaro, non punta su di lui visto che non l'ha neanche portato in ritiro. Perfetto. Quindi una soluzione come Pescara dal lato del giocatore potrebbe essere buona, insomma. Simone, con Lotito non è mai facile intavolare trattative, lui è spesso fermo sulle sue posizioni. Il fatto che Foggia abbia il contratto in scadenza 2013, se non sbaglio, chiedo conferme, potrebbe condizionare comunque la buona conclusione della trattativa stessa? Ma sai, Lotito è un presidente che fino alla scadenza di contratto prova sempre a piazzare le sue pedine, cioè anche se riuscisse a monetizzare qualcosa con Foggia non lo disdegnerebbe. È chiaro che in questa situazione il fatto che il giocatore vada in scadenza sicuramente tende ad abbassare un po' il valore del cartellino. Bisogna vedere appunto quanto intende il Pescara andare incontro al giocatore e poi mettersi seduti su un tavolo con la Lazio e trattare, ecco. Sì, sicuramente c'è intenzione anche di, per la Lazio sarebbe una cosa buona togliersi dalla rosa tutti gli esuberi che ha, no? Anche per una questione di monte ingaggio, ecco. Quindi perfetto, da questo Simone, punto di vista non vedo. Sì, passiamo a Carrizo, Simone, perché un altro obiettivo del Pescara è Carrizo, probabilmente il portiere favorito, insomma, ad affiancare Anania. Arriverà sicuramente un portiere, poi sentiremo anche cosa ha detto Anania oggi. Per Carrizo siamo in una situazione simile a quella di Foggia, però con un, ritengo, se ho capito un po' le strategie della Lazio da gennaio ad oggi, che per Carrizo si farà in tutti i modi, si cercherà in tutti i modi di provare prima a piazzarlo all'estero, perché comunque essendo extracomunitario il discorso di liberare una casella negli extracomunitari per la Lazio non è male, ne hanno liberata una con la chiusura del contratto, insomma, di Makinwa. Il fatto di riuscire a piazzare Carrizo all'estero significherebbe avere un po' più libertà sul mercato anche per un extracomunitario. Per il resto da quel punto di vista, ecco, credo che Carrizo comunque si trasferirebbe volentieri a Pescara, lo ha già dimostrato con il Catania di potersi rimettere in gioco in Serie A con una squadra anche di livello più basso di quello della Lazio, ecco, lottare per qualcosa che non sia l'Europa, quindi da quel punto di vista per la volontà del giocatore potrebbe anche soltanto subentrare un'offerta dalla Spagna o dall'Argentina, dove lui è sempre molto stimato, al River è praticamente un idolo. Sì, l'ultima te la faccio su Floccari, il suo procuratore credo che sia Vigorelli, lo stesso di Destro, Simone, sì. Quindi credo che sia impegnato, insomma, nella trattativa. Al momento credo impegnatissimo. Abbia cose più impellenti. Sì, siccome insomma, è corteggiato anche Floccari, volevo chiederti qual è l'opinione, almeno insomma, quello che è trapelato, no? L'opinione di Petkovic, che ha Petkovic su Floccari. Allora, in questo momento Petkovic è molto attratto da Zárate, partiamo da questo presupposto. Siccome la Lazio ha già Klose davanti e due mezze punte come Ederson e Candreva, più Hernanes che potrebbe essere schierato a centrocampo quest'anno, comunque un giocatore molto offensivo, partiamo dal presupposto che per quanto possa avere una buona considerazione di Floccari, parte un po' al di sotto nel discorso delle gerarchie ai nastri di partenza. Il giocatore piace alla Lazio, non hanno mai nascosto che in caso in cui non si dovesse trovare una sistemazione comunque non sarebbe sgradita una sua permanenza a Roma. È chiaro che però Floccari è forse la pedina di mercato più importante della Lazio, perché si parte da una base di mercato di 5 milioni circa, 5 milioni e mezzo, ed è comunque un giocatore che ha mercato, quindi io credo che per Floccari comunque si vada molto molto per le lunghe. Perfetto, va bene così. Simone, ti ringraziamo davvero per la disponibilità, buon lavoro. Grazie e a presto. Grazie a voi, altrettanto, buona serata.
Grazie Simone. Parlavamo di Flockery perché resta comunque un obiettivo del Pescara. La sensazione è che Delicari stia cercando soprattutto esterni di attacco in questo momento, riservandosi magari Orlando il colpo finale, che sia Rosenberg, che sia Flockery, comunque l'attaccante di valore assoluto. Sicuramente, sono sicuro che Flockery sarà un obiettivo fino all'ultimo giorno di mercato, e credo anche che la strategia di mercato di Delicari sia quella di lasciare le caselle, non tantissime, ma una o due, massimo tre caselle importanti di questo organico libere ad agosto, per poter avere lo spazio sia economico sia in organico per poi inserire un giocatore importante. È chiaro che Flockery, l'ha detto appena adesso Simone, è una pedina importante per la Lazio per eventuali scambi di mercato. Ad esempio, in questi giorni si parla molto con il Palermo dell'affare Balzaretti, Flockery potrebbe rientrare in questa operazione, e quindi è un giocatore che la Lazio può piazzare in oltre metà Serie A, in trattative importanti. Quindi, cioè, potrebbe andare bene da una squadra che punta all'Europa fino al Pescara. Quindi è chiaro che Flockery è una pedina troppo importante per la Lazio da essere mollata già in questa fase iniziale del mercato, o nella fase nevralgica del mercato. Per il Pescara al tempo stesso ci sono operazioni più impellenti, come dici tu, da fare, da svolgere, per riempire l'organico di stroppa di titolari. Quindi non si può investire una cifra importantissima alle condizioni di Lotito attuali per prendere Flockery. Se ne parlerà dopo Ferragosto. Sì, ieri Canovi ci ha confermato che Rosenberg arriverà nei prossimi giorni a Pescara, comunque si incontrerà con i dirigenti biancoazzurri, però il Pescara si sta muovendo soprattutto per trovare esterni di attacco. Dopo il rifiuto di Elionossi è arrivato quello di Munoz, poi torneremo sull'argomento, però ci sono novità anche per quanto riguarda Mervan Celik, che non è sfumata la trattativa con l'attaccante svedese, perché c'è il pressing del Trabzonspor, però il Pescara si sta giocando tutte le sue armi. Il Pescara se la sta giocando, e anche molto bene dalle ultime notizie che ho avuto prima di entrare in studio. Comunque, per quello che riguarda la cosa che stavi dicendo tu, cioè degli obiettivi di mercato, io ricordo ancora che prima di partire per il ritiro la lista della spesa, tra virgolette, fatta da Delicari assieme a Stroppa, inizialmente prevedeva 5 esterni d'attacco e 2 punte centrali, cosa che faceva presupporre che probabilmente un'idea di Stroppa molto legata al 4-3-3 piuttosto che a altri moduli. Poi è stata leggermente ritoccata in 4 esterni d'attacco e 3 punte centrali. Se consideriamo che Abruscato è già entrato, quindi mancano 2 punte centrali, che Caprari è già in organico e mancano adesso altri 3 esterni perché è saltato Elionossi, questi più o meno sono i giocatori che arriveranno davanti, credo 5 elementi, 2 prime punte e altri 3 esterni almeno, come minimo, perché poi se ci fosse a fine mercato l'opportunità di fare un colpo, come potrebbe essere Foggia o Foggia e Flockery insieme dopo Ferragosto, probabilmente il Pescara non si farà sfuggire 2 pedine di questo livello. Per quello che riguarda i nomi che tu hai appena fatto, ovviamente Rosenberg sarebbe una pedina importantissima, che potrebbe poi escludere anche Flockery probabilmente a fine mercato, e se dovesse esserci l'accordo, e noi ce lo auguriamo, la settimana prossima la questione sarebbe chiusa. E poi la riserva, diciamo tra virgolette, o l'altra prima punta per completare la rosa, potrebbe essere Paulinho, di cui si parla da tanto tempo e che probabilmente il Livorno dava come corteggiatissimo e ambitissimo, ma fino ad oggi è ancora fermo al Livorno. Credo che si stia allenando con il Livorno a Castel di Sangro, tra l'altro, quindi il Livorno ha bisogno per affrontare la Serie B. Il trasloco sarebbe proprio... Esatto, dovrebbe praticamente quasi fare una seduta di corsa di fondo per arrivare semplicemente da un albergo all'altro con la valigia alle spalle. Sì, andiamo con ordine perché abbiamo parlato di Celik. Orlando, quali sono le maggiori difficoltà per prendere questo attaccante, di cui peraltro Onofri parlò benissimo qualche sera fa, proprio qui a Fuori Budget? Io purtroppo non ho ascoltato le parole di Onofri, nonostante vi segua quasi tutte le sere, però ho parlato ovviamente con il suo procuratore italiano, che è Stefano Salvini, della stessa agenzia, anche con Paolo Scotti, gli stessi che hanno portato qui Birkir Bjarnason, Scotti lo stesso che ha portato qui Matti Lund Nielsen,
È lo stesso anche che segue il difensore centrale brasiliano Moledo dell'Internazionale di Porto Alegre, che è uno degli altri obiettivi per la difesa. Per quello che riguarda Celic, in questo momento il problema è che il procuratore di Celic in Svezia, che è un procuratore turco, sta cercando in tutti i modi di piazzare Celic in una squadra di qualsiasi campionato europeo che offra cifre maggiori per un mero ragionamento economico, ma Celic ha già detto che vuole la serie italiana, che aspetta solamente di sbarcare a Pescara, che gradisce l'offerta anche economica e tecnica del Pescara, quindi un triennale. Adesso le cifre non le ricordo, però Dico, comunque c'è un termine però il entro il termine quale potrebbe essere chiusa questa trattativa? è, senza ovviamente forzare troppo la mano, perché il mercato fa sempre brutti scherzi, ma dalle notizie di pochi minuti fa, venerdì Celic sarà a Pescara. Ah, questa è E una bella notizia. venerdì Celic sarà a Pescara e, ripeto, se questo procuratore che lo assiste in Svezia non farà scherzi, probabilmente sarà qui per le firme. Sarà qui per le firme e sarà acquistato a titolo definitivo, non più in comproprietà o prestito con diritto di, no, scusami, con proprietà, prestito con diritto di riscatto. Celic diventerà tutto del Pescara subito. Questa è una bella notizia, quella che ci dà Orlando D'Angelo in diretta fuori budget, e ci ha raggiunto anche con colpevole ritardo, come al solito, Luigi Di Marzio. Buonasera Luigi. Sono pronti i ceci, Quindi quindi Celic potrebbe arrivare a Pescara, ti risulta? Perfetto, confermo quello che dice Orlando. È una cosa allora. che potrebbe farsi già venerdì. Orlando è stato tempestivo e preciso, credo che sia una cosa possibile. Ti dovevo sostituire, capito? No, ma no, tu sei molto più bravo di me, quindi questo è un dato di fatto. Però io Una non vi ho bella seguito. coppia per il Vi calciomercato. stavo seguendo mentre uscivo dalla redazione, sentivo che parlavate di Foggia, ci sono novità su Foggia. Novità su Foggia, allora dicele subito perché poi vorrei sentire un attimo Quintero, quella breve intervista, insomma, che tanto ha Novità su Foggia, fatto oggi il giro della pomeriggio rete. a Rivisondoli è piombato Marco Sommella, che ha incontrato Daniele Dellicarri. C'è stata una lunghissima chiacchierata. Probabilmente all'inizio della prossima settimana ci sarà un incontro con la Lazio, andranno assieme per parlare con Lotito. Chiaramente è una trattativa, come diceva anche Di Stefano prima, che ascoltavo al telefono, è una trattativa abbastanza complessa, e come confermava anche Orlando. Però bisogna registrare questo blitz che oggi c'è stato da parte di Marco Sommella a Rivisondoli, dove era Dellicarri. I due si sono parlati, si sta cercando di chiudere il cerchio in pochissimo tempo. Secondo me bisognerà aspettare ancora qualche giorno, lunedì probabilmente ci sarà l'incontro con Lotito. Non ci sono problemi col calciatore, il calciatore raggiungerà facilmente l'accordo con il Pescara. Oggi si è parlato di questo, è una situazione molto calda da monitorare, ma questo colpo non verrà esploso entro 24-48 ore, ma la prossima settimana. Quindi oggi registriamo questo incontro, Perfetto, questo vertice tra Marco Sommella, che insieme ad Alessandro Moggi cura Pasquale Foggia. abbiamo chiuso il cerchio su Foggia, anche perché Tare è in ritiro con la Lazio che ha due amichevoli consecutive, il 20 e il 21, non si sa se tornerà a Roma, comunque trattativa in Fieri. Per quanto riguarda un altro esterno inseguito dal Pescara, si tratta di Weiss, di proprietà del Manchester City, un altro obiettivo del Pescara che potrebbe diventare biancoazzurro, credo entro 4-5 giorni, almeno dalle notizie che ho io, non so, Orlando prima, poi Luigi. Sì, anche su Weiss le risposte ultime sono state positive, anche perché di Weiss hanno parlato a Parigi con Mino Raiola dalle notizie dei giorni scorsi. Il Pescara ha già proposto Diciamo ai al. nostri telespettatori che Raiola è il È il procuratore procuratore di Zlatan di Zlatan Ibrahimovic e di Ibrahimovic Vladimir e di Weiss, quindi per Weiss. questo si sono incontrati a Parigi Dellicarri e Raiola. Per Weiss il Pescara ha già fatto una proposta al Manchester City per la classica formula del prestito con diritto di riscatto. Il Manchester City avrebbe dato risposte favorevoli all'affare. Raiola sarebbe probabilmente felicissimo di vederlo giocare in Italia, magari di una sua esplosione nel calcio italiano, dove lui è così influente anche a livello di mercato. E quindi l'operazione, diciamo che in questo momento sembra essersi messa in discesa. Da quello che risultava oggi, Raiola dovrebbe incontrare il Pescara lunedì per cominciare ad avviarsi verso la concretizzazione di questo affare.
Perfetto, dobbiamo correre perché dobbiamo parlare di tanti altri calciatori. E Luigi, per quanto riguarda il centrocampo, c'è qualche aggiornamento che riguarda Greco, Giannonato? Insomma, il Pescara comunque prenderà di certo, oltre a Quintero, un altro centrocampista, almeno su questo siamo d'accordo. Io chiedo anche a Orlando, io credo che Greco sia ormai sulla strada greca, gioco di parole, sì, credo che andrà all'Olympiacos. Sì, anche perché le cifre sono probabilmente fuori budget. 700.000 euro, tra l'altro per un giocatore che dalla sua non ha neanche probabilmente l'età, perché se si dovesse fare un investimento importante, il Pescara ha già fatto intendere di volerlo fare per calciatori di un'altra generazione, perché Greco è un 86, il Pescara sta investendo dove sta investendo su giocatori di 21, 22, 23 anni, non più dell'età di Greco. L'ingaggio è un ostacolo importante, probabilmente la Roma vuole liberarsi di alcuni calciatori ma non disposta a collaborare in maniera importante sull'ingaggio. Di fronte a un'offerta come quella dell'Olympiacos, difficilmente Greco potrà ripensarci e tornare a Pescara. D'altronde già una volta Greco ha preferito un'altra piazza al Pescara, quindi la storia si ripete. Perfetto, Luigi, nel pomeriggio per quanto riguarda i difensori è spuntato un nome nuovo, si tratta di Pedro Franco, un altro colombiano, peraltro un altro giovane, classe 91, che è stato proposto al Pescara, a margini di riuscita, insomma. Al momento io non ho notizie attendibili, non so Orlando. No, credo che sia stato solamente proposto, ma da quello che abbiamo ipotizzato dovrebbe essere anche un extracomunitario, e quindi nella casella degli extracomunitari dobbiamo ricordare che il Pescara ha già inserito Kosic e Quintero, quindi ne ha soltanto un'altra a disposizione. Nel caso dovesse poi virare su Carrizo alla fine del mercato, si troverebbe in grossa difficoltà se oggi acquistasse un altro calciatore extracomunitario. Come ci ha detto Simone, Carrizo è un extracomunitario. Sì, quindi... Allora, a proposito di portieri, andiamo a sentire un breve estratto della conferenza stampa di Luca Nania oggi a Rivisondoli. Io penso e sono sicuro che arriverà un altro portiere, perché è giusto che sia così, e poi io mi auguro di giocarmi il posto alla pari, di partire alla pari, quindi dopo il portiere che dimostrerà in campo di essere più bravo giocherà, insomma. A me piacciono le competizioni, non sono uno che vuole il posto guadagnato, e ritengo anche che mi debbano dare anche delle possibilità di giocarmi il posto. Poi se non è così si prenderanno altri provvedimenti, insomma. Però io mi auguro e penso che potrò giocarmi il posto alla pari con qualsiasi portiere che verrà, a meno che prendano Buffon, quindi, ma non penso proprio. Quindi sono sereno, lavoro, sto lavorando bene, la mia forza è il lavoro, parlare poco e lavorare, insomma. Poi dopo è il campo che deve parlare. Arriverà un altro portiere, lo sa Luca Anania. Allora parliamo, perché di Carrizo già abbiamo parlato, Orlando, è un extracomunitario, quindi magari il Pescara ci rifletterà in modo approfondito, però c'è anche un altro, ci sono altri portieri che interessano al Pescara, uno è Abenassi. Sì, sì, c'è Abenassi, c'è anche Rafael del Verona, insomma è ovvio che Dell'Icarri deve per forza di cose avere un ampio ventaglio di soluzioni, però abbiamo già inteso la strategia del direttore sportivo del Pescara, che è quella in questa fase di far lavorare Stroppa con Anania e di dedicarsi principalmente all'attacco, a completare il reparto avanzato. D'altronde Stroppa lo ha detto prima di partire per Rivisondoli, certo avrei preferito l'organico completo, ma adesso spero al più presto di avere l'attacco al completo. Questo per la sua mentalità di allenatore, per il suo modo di vedere il calcio. Quindi sicuramente il Pescara darà l'assalto ad uno dei portieri sulla griglia stilata da Dell'Icarri, probabilmente solamente nei prossimi giorni, ovvero ad agosto. Per il momento la porta del Pescara è difesa da Luca Nania. Chissà che Luca Nania poi nel corso della stagione, o con Benassi o con Carrizo o con Perin, non sappiamo, riesca a fare, diciamo, lo stesso
scherzetto tra virgolette che l'estate scorsa ci fece superando dopo poche settimane della stagione Pinzoglio. Su Benassi, che ha 30 anni, è del Lecce. Lecce oppone comunque delle resistenze, sta cercando di alzare il prezzo. Luigi, Perin sfumato definitivamente, che cosa è successo? Perché il presidente Sebastiani ci aveva rassicurato nei giorni scorsi, io ho l'accordo con Preziosi, poi cosa è successo? La promessa di Preziosi ce l'ha tuttora. E lì il problema è che ci sono anche Capozucca e l'Omonaco che decidono. Ovviamente ci sono state anche delle frizioni tra l'Omonaco e Preziosi. Probabilmente per loro puntano su Perin, non so fino a che punto, però ci punta, cioè comunque contano su questo portiere, quindi al momento credo che sia un po' difficile, probabilmente. Mentre Modesto è sempre più vicino da quello che sì, trapela. Sì, probabilmente un giocatore del Pescara, penso. Credo la difficoltà, tra virgolette, non credo che si tratti di difficoltà, cioè l'ostacolo a vederlo già subito a Rivisondo, che il Parma stia trattando con il Parma e poi accetterà la destinazione, e il Parma credo stia anche scegliendo degli esterni per sostituirlo, quindi sono davvero dettagli. Comunque Modesto è un giocatore che ormai un'ottima esperienza e non avrà difficoltà ad integrarsi. A questo punto arriva Modesto e non arriva più, a questo punto salta Alassane, da quello che mi sembra di capire i due laterali sinistri di difesa saranno Modesto e Bocchetti. Per quanto riguarda invece i centrali di difesa, abbiamo parlato di questo Pedro Franco, classe 91 del Millonarios colombiano, ma ci sono altri nomi, Orlando, c'è Moledo, c'è Uvini, c'è Natali, prima Orlando e poi Luigi, magari si vuole aggiungere qualcosa. Sì, io credo innanzitutto di poter togliere forse da questo elenco Cesare Natali, perché a parte nonostante lui sia assistito da Mino Raiola e quindi potrebbe rientrare in un'operazione più ampia, ma Natali ha 33 anni ed ha due squadre dove lui ha già militato che lo stanno seriamente corteggiando, che sono l'Atalanta e il Bologna, quest'ultima in particolare. Io penso che per l'ingaggio che ha, che credo sia superiore al €500.000, per l'età e per il mercato che ha in questo momento, effettivamente per il giocatore più interessante del Pescara, probabilmente Natali sia l'ultimo di questa lista, se non già da eliminare. La strategia del Pescara potrebbe essere quella di tuffarsi su Bruno Uvini, questo 21enne del San Paolo, brasiliano, operazione che vorrebbe compiere anche il Napoli, perché è un giocatore su cui è stata anche la Roma fino a poco fa, poche settimane fa. Il Napoli potrebbe a questo punto creare una partnership con il Pescara, acquistare il giocatore assieme al Pescara e poi tenerlo qui per una stagione. Se arrivasse Uvini però, che è un 21enne, quindi la stessa generazione di Capuano, Romagnoli e Brosco, il Pescara avrebbe un piano di riserva. Far entrare Uvini e poi vederlo al lavoro, mandare a giocare uno dei tre centrali, ci sono varie ipotesi, quella di cedere Brosco, quella di cedere Capuano nel caso ci fosse questa maxi offerta, oppure quella di far uscire Brosco anche in prestito a giocare magari in Serie B da titolare e acquistare un giocatore più esperto, e il nome in questo caso ci sarebbe già, sarebbe Terlizzi. Ah, il nome di Terlizzi, perfetto. Allora Luigi, aggiornamenti per quanto riguarda la difesa, va bene, ha parlato Orlando, invece aggiornamenti per quanto riguarda Carlos Muñoz, perché dalle informazioni che ho io il discorso non è chiuso definitivamente, non so se vuoi approfondire. Io credo che sia chiuso, però il calciomercato mai dire mai. Il problema che ha Muñoz è che lui vuole venire in Italia, il Colo Colo non lo molla, il suo procuratore cercherà di puntare tutto sulla volontà del calciatore con il Colo Colo, addirittura è saltata fuori anche una clausola rescissoria che potrebbe pagare il procuratore, credo di $1.800.000, quasi 2 milioni, forse un po' più alta, forse un pochino più alta, però c'è la clausola, però anche qui bisogna stare attenti anche al numero di extracomunitari che si vanno a mettere dentro l'organico. In ogni caso la volontà di Carlos Muñoz è quella di venire in Italia, così come quella del suo procuratore. Le due società, le altre due società che sono i Wanderers e il Colo Colo,
dopo i due gol in campionato nel torneo di clausura, dopo il gol in nazionale, stanno cercando di fare un po' i furbetti e di alzare il prezzo. Questo mi sembra di capire. Questi sono i classici rischi delle operazioni con il Sud America, non dico con l'estero, ma con il Sud America, perché lì c'è questa abitudine di acquistare i cartellini dei calciatori frazionandoli in più. Non, lì non vale la comproprietà come formula di mercato, ma poi i cartellini dei calciatori vengono acquistati privatamente da società di altro genere, da più società calcistiche, da agenti, da società di agenti. Fare affari con il Sud America è molto complicato, e ce lo dimostra il fatto che Bagnoli è salito sull'aereo senza nessuna firma di nessuna delle componenti in ballo e senza il giocatore, nonostante abbia passato lì una settimana a mettere tutti d'accordo. Da quelle parti le insidie sono sempre dietro l'angolo. Ricordiamo che il calendario della Serie A, Orlando, uscirà giovedì prossimo, 26 luglio, ore 20:45, diretta su Sky. Quello è sempre un bel appuntamento per gli sportivi, no? Vedere la prima giornata di campionato, no, se capitasse Roma-Pescara sarebbe bello. A proposito, perché Zeman ha parlato anche di Verratti, ha detto: sono contentissimo per il calciatore, mi dispiace per il calcio italiano che perde un grande giocatore. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Luigi, perché siamo addirittura d'arrivo. Chiudiamo con le frasi di Quintero su Pescara, intervistato da una TV colombiana. Questa è una città molto bella, sono più o meno 400.000 abitanti. El Pescara subió a la Serie A, me adquiere, esperemos quedarnos en la primera y que el equipo sea mi protagonista en la Serie A. Muchísimas gracias a Juan Fernando Quintero, quien continuará con el... Orlando, abbastanza comprensibile, sì, lui ha detto. Poi nell'ultima frase ha detto che spera che il Pescara sia, sia una delle squadre protagoniste della prossima Serie A, quindi ha già le idee chiare Juan Quintero, e noi lo aspettiamo perché lui non lo sa dalla Colombia, ma raccoglie un'eredità pesantissima, davvero pesantissima. Ma confidiamo molto, l'abbiamo detto all'inizio di questa puntata, sull'occhio di Daniele Dell'Icarri e sulle grandi aspettative che su questo calciatore c'erano da parte anche di società importanti come l'Inter. Perfetto, abbiamo detto tutto, grazie a Orlando D'Angelo, grazie a voi, grazie a Luigi Di Marzio, grazie a Maurizio Daguì, grazie a tutti voi che ci avete seguito da casa, soprattutto ai ragazzi di ForzaPescara.com che ci seguono in diretta streaming. Ci vediamo domani sera 22:15 fuori budget sulla TV dell'Adriatico.